Ladies and gentlemen, the winner of 2011 Urbino Press Award is Alan Cooper. Urbino Press Award, l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata ha appena annunciato chi ha vinto l'edizione 2011. Eileen Cooper, giornalista del New York Times, e siamo con la vincitrice. So, your first impression, le prime impressioni. I'm ecstatic. I couldn't be happier with all of this. Non potrei essere più felice. Lo scorso anno, quando ho saputo che David Ignatius aveva vinto, gli ho scritto una mail simpatica ma invidiosa, dicendo: ma come hai fatto a vincere questo premio? Questo è un premio che ha negli Stati Uniti ha raggiunto una grande notorietà, i giornalisti vorrebbero tutti ottenere questo riconoscimento, io l'ho appena avuto, sono felicissima. Nel momento in cui arriverà a Urbino, cerimonia nel Palazzo Ducale, Eileen Cooper dovrà tenere una vera e propria lezione, avrà un'idea di che cosa parlerà? I've been thinking about it. Ci ho pensato molto e ho deciso che non voglio fare grandi discorsi teorici sul ruolo del giornalismo. Quello di cui vorrei parlare è il ruolo di una corrispondente della Casa Bianca che segue il presidente Obama. In un lavoro di tutti i giorni, cercare di tracciare quella che è la vita quotidiana di Barack Obama, del presidente degli Stati Uniti, e dare delle informazioni che sicuramente potranno interessare alla gente. Vogliamo ricordare brevemente chi è Eileen Cooper? Ma credo che la battuta più simpatica l'abbia fatta l'ambasciatore d'Italia, Giulio Terzi di Sant'Agata, annunciando la vincitrice, quando ha raccontato il giorno in cui ci siamo presentati dicendo che puntavamo su una persona di colore, giovane, che lavora alla Casa Bianca e che aveva una grande notorietà. Anche l'ambasciatore ha detto: ma questo è il profilo del presidente Obama, ma di che cosa mi state parlando? In realtà è anche il profilo della nostra vincitrice Eileen Cooper, la giornalista editorialista del New York Times, che abbiamo scelto per una gran quantità di motivi che la gente capirà sentendo il suo discorso al Palazzo Ducale di Urbino il prossimo 3 giugno. Ma soprattutto perché è una grande giornalista, editorialista ed autrice, perché il suo libro Le bambine di Sugar Beach è un volume che ha molto colpito il pubblico americano e anche in Italia ha avuto già una edizione, si avvia alla seconda. Dunque Eileen Cooper è una grande editorialista che segue da vicino la travagliata politica dell'amministrazione Obama e la segue anche da un punto di vista, diciamo, personale molto vicino, penso alla generazione del presidente Obama, perché con lui condivide diversi aspetti, appunto viene da quella generazione nata negli anni 60 che adesso sta prendendo il potere in America sempre più, ed è una persona che ha avuto una improvvisa fama e notorietà grazie anche a un durissimo lavoro che ha fatto nel corso degli ultimi anni, e soprattutto viene considerata per le sue analisi una persona che più di altre riesce a interpretare lo spirito intimo della presidenza Obama. Vorrei parlare italiano stasera, ma la unica frase che conosco è dove Prada Outlet.